Eva, svegliati, stupido! Non può sentirti! Abbiamo gli occhi aperti! Sei tu? Ancora voi due? Retti nel fuoco di un'altra avventura, vedo. È tutta colpa sua. Gli ho detto che mi sembravano banditi, ma lui ha insistito per truffarli. Dobbiamo andarcene. Alcuni di loro sono andati a fare legna, ma presto saranno qui. Non c'è nessun dobbiamo. È tuo fratello, problema tuo. Cosa? No, ti prego, guardalo. È un peso morto. Presto ancora più morto. Devi fare presto. Se mi toccherà trasportarlo da solo, non ce la faremo mai. Ti prego. Siete fortunati a essermi simpatici. Sarete anche delle teste vuote, ma in questo caso i problemi sono altri. Grazie. Di qua. Ripensate, civili sassoni. Non avete speranze di sconfiggere due figli di Ragnar. Presto il mondo ci conoscerà. Parla nel sonno. Tempismo perfetto. La vedi? Tu la vedi? Questa lama fu forgiata da grande. Grande il forgiatuono, il sommo re di tutti i fabbri. Fa una mossa e la linfa vitale ti schizzerà fuori dal corpo come un geyser dalla terra. Ridi pure. Mi trovi tanto divertente? Ti sembro un giullare, forse? L'avevo capito, sai. Ora ci penserai due volte prima di prenderti gioco di me. Nessuno ride di me. Nessuno! Quando sarà finita, fuggi da lui. Per il tuo bene. Guarda, là! Stammi vicino. Non ce l'hai. Vieni da me. Thank you.
Qui è dove ci separiamo. Sì. E io... grazie. Ti ringrazio. Non ringraziarmi e ascoltami bene. Questa vita non fa per voi. Il mondo è pieno di gente che sarebbe pronta a uccidervi per una sciocchezza. Questo l'ho capito. Se quell'idiota di tuo fratello ti propone un altro dei suoi piani per cercare gloria, piantagli un pugno sul naso. O meglio ancora, un calcio nelle palle. Ti darà retta. Nelle palle? Sì. Credo che il messaggio sarebbe chiaro. Grazie. Non ci rivedrai mai più. Bene. Che cosa? Ma che cosa? Siamo fuggiti con tutto l'argento, vero? Quegli idioti non hanno sospettato nulla. Siamo più furbi di loro. Dove te ne vai, fratello? Raccontami tutti i dettagli del nostro trionfo.